Di nuovo in diretta su Rete Veneta con Focus, le 22:31 abbiamo parlato dei truffati dalle banche, Veneto Banca, Banca Popolare Vicenza, insomma il dramma dei risparmiatori, e poi siamo tornati al tornado che ha devastato la riviera del Brenta, sono arrivati 0 euro. Domani, anzi sabato alle 14 a Dol, una grande manifestazione, andate in tanti, noi verremo con le nostre telecamere, poi altro ancora, abbiamo parlato di violenza, di maltempo, insomma di tutto quello che ha devastato questo e sta devastando questo territorio, compresi i furti, le rapine, una situazione difficilissima. Disoccupazione ovviamente sempre sotto i nostri riflettori. Roberto Vescovo di Mirano, lei è disoccupato da quanto tempo? Salvo un anno, poco più, che ho lavorato nel mezzo, io sono disoccupato da novembre 2008. Che lavoro svolgeva prima? Muratore, operaio edile, specializzato di terzo livello. Adesso si dice che c'è almeno nell'edilizia c'è una qualche Non ripresa. esiste, Non esiste. non esiste. Per un motivo molto semplice, e non lo dico io, è detto dagli imprenditori. Gli imprenditori hanno montagne di richieste di interventi, montagne. Il problema è che dopo, una volta fatto la previsione di spesa, il cliente va in banca, 50-60 mila euro di mutuo, non gli viene concesso. Punto e a capo. Questo è il blocco totale del lavoro. Quindi lei come sbarca il lunario, come si suole dire? Mi arrangio. Quindi lavori. Lavori quali? Adesso attualmente, momento, attualmente vivo con 460 euro da qualche mese, dopo che l'anno scorso e in precedenza di questi 460 euro, e dopo le spiego come. In precedenza a questo, io ho lavorato per 500 euro al mese per 5 mesi in una cooperativa sociale, tra virgolette. Ma per arrivare alla cooperativa sociale, io ho dovuto minacciare il sindaco di Milano. La conseguenza di quelle minacce è una denuncia che io Che Maria Rosa ho fatta dal Pavanello, sindaco. ricordiamo, anche presidente dell'ANCI Veneto. Comunque sia, da là è cominciato che mi hanno scaricato in una cooperativa a 500 euro al mese per 4-5 mesi e adesso per 470 euro al mese di sussidio, è da giugno-luglio, che devo fare praticamente lo spaventapasseri in un parcheggio di Milano per allontanare i clandestini che rompono, mi perdoni il francesismo, rompono le balle alla gente che va a parcheggiare a chiedere l'elemosina. C'è da dire che 20 giorni fa con uno di questi sono venute anche alle mani. Questo sia chiaro. E per quanto se ne possa parlare, visto che c'è tanto grande buonismo da parte della classe politica che hanno bisogno, scappano dalle guerre, sì, tutto e di più. Questi bisogna conoscerli bene personalmente. Non inventarsi le cose stando chiusi negli uffici. Bisogna andare in strada e parlarne assieme, affrontarli faccia a faccia. Loro hanno una sola e unica idea, una sola e unica frase in bocca. In Italia comanderemo noi e a voi vi taglieremo la testa. Questa è la sola e unica frase che io ho sentito da qualsiasi clandestino che voi della politica avete portato in Italia. Sia chiaro che io quando sono in parcheggio il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dalle 8 di mattina a mezzogiorno, io non ci sono a mani nude. Ho una lama da 20 centimetri in tasca. Chiaro? Non richiedi un torte. Perché prima di crepare io, faccio crepare 100 di loro. Non sono disposto a rimetterci la vita per 460 euro al mese. Sia chiaro per tutti. E questo è solo l'inizio perché qua c'è il proseguio. E per adesso mi fermo qua. L'importante è poi evitare che queste situazioni degenerino. Lei così, diciamo, come provocazione parla di una lama, ma insomma le lame
è meglio non usarle, no? A meno per che difesa, uno non sia perché sono già stato minacciato. Uno viene aggredito, sì, ho capito, sì, sì, no, beh, la difesa, la legittima difesa, ne stiamo parlando da giorni per quanto riguarda coloro che sono aggrediti in casa loro, insomma. Allora, grazie per questa testimonianza. Comunque, vediamo, torniamo alla politica, prima di sentire Leopoldo Botero e anche l'avvocato Emanuele Compagno, torniamo alle banche, in questo caso un attacco frontale di Jacopo Berti, leader del Movimento 5 Stelle, alla giunta Zaia, sui derivati, e poi sentiremo la risposta molto vivace di Roberto Marcato in regione. Vediamo. Stiamo combattendo a tutto campo contro la finanza e contro le banche e lo stiamo facendo come Movimento 5 Stelle dentro anche in Regione Veneto. Infatti abbiamo scoperto che 150 milioni di euro dei nostri soldi, delle nostre tasse, verranno buttati via, anzi verranno regalati alle banche. Sono dei prodotti derivati, tossici, che stanno distruggendo le nostre finanze. Nel mirino del capogruppo a 5 Stelle, Jacopo Berti, una sottoscrizione di contratti da parte della Regione Veneto nel lontano 2006. La regione, afferma il grillino, carte alla mano, ha comprato 330 milioni di derivati che hanno aperto una voragine nei suoi conti. La delibera del 2006, che autorizza tutto ciò, porta la firma dell'allora vicepresidente Luca Zaia. Nei primi 9 anni abbiamo perso 57 milioni per questo investimento. Entro il 2036, sostiene Berti, arriveremo a perderne 150. 150 milioni di euro dei nostri soldi, delle nostre tasse, che potrebbero continuare fino al 2026 o 2036 addirittura a macinare le nostre casse. Allora proprio oggi, mentre le banche stanno affamando i veneti, noi stiamo combattendo e combattiamo dentro in regione per distruggere questo sistema di finanze e di pirati in giacca e cravatta. Quelle di Berti sono affermazioni deliranti, figlie di una totale ignoranza in materia di finanza, replica inferocito il vice governatore e assessore al bilancio Gianluca Forcolin. Quelle perdite fanno parte di un'operazione più ampia basata sulla diversificazione degli investimenti, il cui segno complessivo è positivo. Stiamo parlando del 23% di interventi di mutui attraverso appunto i derivati. C'è un 77% che invece rappresenta mutui a tasso fisso, a tasso variabile. La diversificazione nel appunto attingere a nuovi mutui è quella media, che fa una media sulla quale appunto abbiamo la massima attenzione della Corte dei Conti e il plauso in questa oculatezza nella diversificazione. Quando si fa economia e si diversifica, chiaro che ci sono dei picchi massimi e dei picchi minimi, però nella media assolutamente il risultato è positivo. La stessa Corte dei Conti, che non ha parificato il bilancio, ricorda Forcolina, ha definito la Regione Veneto oculata e attenta sulla gestione dei mutui. Quindi le questioni dei mutui non stanno né in cielo né in terra, ed è giusto che anche il consigliere Berti dia delle informazioni serie ai veneti, perché li sta esattamente prendendo in giro, come la sua esilerante e delirante affermazione di oggi in consiglio. Allora, questo era il vicepresidente della giunta regionale Forcolin. Adesso vediamo un'altra reazione, che è quella di Roberto Marcato, che è l'assessore al commercio, che ha risposto così al leader del Movimento 5 Stelle. Se lei ha prove certe che il presidente Luca Zaia, perché dalla sua frase questo si evince, che il presidente Luca Zaia, in qualche modo abbia fatto arrivare la voce agli amici degli amici per vendere quote anzitempo, se lei ha questo deve andare in Procura della Repubblica. Se lei non ha questo, in Procura della Repubblica ci vado io. Perché chi tocca Luca Zaia, che è il presidente di questa regione, tocca ognuno di noi. Bersaglio dell'ira dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Jacopo Berti, autore di pesanti dichiarazioni sulla presunta contiguità del governatore Luca Zaia e CDA delle banche popolari venete travolte dal disastro. Su un giornale locale, ieri, diceva esattamente questo. È facile oggi gridare al disastro, dov'era Zaia quando Popolari di Vicenza e Veneto Banca hanno fatto a pezzi gli artigiani e i piccoli risparmiatori? Ma la cosa più grave è la seguente: pare che proprio nel 2013, durante il suo governo, qualche membro del CDA avvisasse gli amici degli amici giusto in tempo per vendere le proprie azioni prima dello schianto. E qui la correlazione fra il presidente Zaia e questi che avrebbero venduto anzitempo le azioni è chiara. Esiste una questione di correttezza politica, attacca Marcato, sulla quale non possiamo girarci dall'altra parte. Per fare politica dobbiamo stare sui temi, dobbiamo stare sulle questioni che riguardano il nostro territorio, ma se iniziamo con le diffamazioni e iniziamo con le balle, allora questa diventa una cosa pericolosissima, che non ha nulla a che fare con la politica. Per prendere una manciata di voti noi accusiamo con delle stupidaggini
i nostri avversari politici. Io a questo gioco non ci sto. Nessuna diffamazione, ribatte Berti. La nostra posizione è chiara da sempre, la nostra lotta non si ferma. Se diffamazione vuol dire combattere dalla parte dei cittadini, beh, allora va bene, ma noi stiamo combattendo dalla parte di chi è in difficoltà, dalla parte di chi ci ha rimesso. Stiamo combattendo ovunque, contro le banche e contro tutti i sistemi finanziari malati che anche qua in Regione Veneto ci stanno distruggendo. Servizi di Tommaso Stoppa. In Islanda i banchieri ladri hanno preso 75 anni di galera. Impariamo. Allora, avvocato compagno, ci dice un po' quella che è la sua opinione su queste banche venete nella bufera? Sì, allora io parto da un presupposto, da un piccolo cappello introduttivo che mi viene in mente l'enciclica di Papa Francesco, l'ho dato sì, che appunto è stata emanata da poco, che pone proprio l'attenzione sulla finanza e sul ruolo della finanza a servizio dell'uomo. Intanto è buona in quanto sia a servizio dell'uomo, altrimenti rappresenta il male. Per quanto riguarda invece Veneto Banca e anche le altre banche, Banca Etruria per esempio, sentivo oggi la televisione, c'era chi diceva è l'unica soluzione perché altrimenti sarebbero stati toccati anche i correntisti. C'è chi diceva no, si sarebbe potuto fare diversamente, anche come proponeva il parlamentare del 5 Stelle, di fatto nazionalizzando la banca stessa. C'è chi diceva ma è l'Europa che ci impone queste norme, quindi le abbiamo dovute rispettare. E la domanda è: ma chi ci racconta allora la verità? E i correntisti che cosa devono pensare e che cosa devono fare? Quali sono gli strumenti adesso che hanno i correntisti in qualche maniera ingannati da queste banche per poter reagire e per poter avere come dire, soddisfazione di quello che hanno perso? Ci sono degli vari strumenti che la legge pone a vantaggio di questo e che pone per la soddisfazione di questi crediti che sono stati volatilizzati. Anche se le banche, quando sono stati sottoscritte questi ordini di acquisto, indicavano esattamente, perché io l'ho visto proprio su Azioni Veneto Banca, clienti miei che sono venuti, abbiamo fatto l'istanza alla banca per la documentazione ed era chiaramente scritto a lettere cubitali: questo investimento non è adeguato al suo profilo di rischio MIFID, che è appunto la scheda MIFID sul profilo di rischio del cliente, però io sottoscrivo ugualmente e con la firma della persona. Ecco, queste clausole già la giurisprudenza le ha considerate nulle e quindi c'è la possibilità comunque che il correntista possa, anche invocando poi l'indagine che è stata fatta da parte della Banca d'Italia che aveva fatto la relazione, quindi che aveva dimostrato come la banca avesse soffrisse al proprio interno di una sorta di insolvenza, ma desse invece informazioni ai correntisti di buon stato di salute. Questa mancata informazione può essere il volano per poter trascinare la banca di fronte a un tribunale e far riconoscere poi la poca trasparenza che c'è stato in questi investimenti. Quindi direi ai correntisti: non scoraggiatevi, cercate di reagire anche rivolgendovi a delle associazioni che si occupano proprio di questo, ce ne sono tantissime, a degli avvocati che si occupano di questo, e fate analizzare la vostra posizione, perché c'è margine per poter fare qualcosa, come è stato fatto per esempio con i bond argentini, con Cirio, con tante altre situazioni, anche se i tribunali poi tendono un po' a chiudere, e su questo un ruolo importante deve giocarlo necessariamente, qui mi rivolgo al parlamentare, la politica. Perché la politica è quella che deve scrivere delle regole chiare per consentire ai correntisti di risolvere questo problema. Allora, ricordo appuntamenti importanti per gli azionisti di Veneto Banca e di Bipop Vicenza, i grandi azionisti riuniti allo Sheraton di Padova sabato mattina e poi lunedì alla discoteca Odissea di Spresiano, una maxi assemblea generale che noi ovviamente seguiremo. Vescovo, allora è stato molto chiaro, adesso cosa pensa di fare? Non so. Tutto e niente. Tutto e niente. Certo che se sarà deciso che io devo crepare così miseramente, qualcun altro creperà prima di me. Perché vede, io qua, prima di entrare qua, lei ha letto questa lettera, sì, vero? E sa cosa c'è scritto. Ho visto. Non ci sono parole leggere per l'attuale nominato Presidente del Consiglio, una lettera che ha ricevuto 3 mesi fa. Per conoscenza è stata ricevuta anche da Rete Veneta, dopo ognuno è stato libero di pubblicarla o meno, Canale Italia, Rete 4, nel nome della trasmissione Quinta Colonna, e vari quotidiani. È stata pubblicata da Canale Italia, va bene, ognuno è libero di pubblicare come meglio crede, non posso fare colpo in questo.
Però da quanto ho scritto io qua, niente di buono. Io, se fossi il Presidente del Consiglio, una denuncia l'avrei fatta partire. Può darsi a oggi il nulla. Non è detto che non le quindi, arrivi. Quindi, silenzio, assenso. Vescovo, seguiremo la sua vicenda come seguiamo tutte quelle che vengono raccontate qui perdoni, in studio. Questa lettera dopo, te. Ai signori presenti, se vogliono, la possiamo vedere. La faccio certamente. Leggere. Certamente, una lettera molto forte che potrebbe urtare qualche suscettibilità e quindi poi la leggiamo qui. Allora, vediamo a Bassano del Grappa, ancora problemi nel quartiere di San Vito per l'arrivo dei migranti, adesso i cittadini stanno organizzando delle ronde di sicurezza. Al quartiere San Vito arrivano le ronde dopo gli episodi di criminalità in via Quarta Armata, dopo i presunti tentativi di adescamento fuori dalle scuole elementari, in un quartiere che guardava già con preoccupazione alla presenza di 19 profughi in una palazzina di via Sabotino, da ora scattano le passeggiate della sicurezza. A lanciarle è Forza Nuova Bassano, che denuncia l'assenza se non la complicità delle istituzioni nell'aver creato questa situazione, come dimostra, sostengono, la gestione dell'arrivo profughi. Forza Nuova denuncia anche un comune che mette online i pasti delle mense scolastiche ma non garantisce la sicurezza dei bambini fuori da scuola. L'assessore Angelo Vernillo non si scompone. Non ritengo che la situazione sia così allarmante al momento, viene monitorata costantemente, certe cose non vanno sbandierate. Ecco, evidentemente qualcun altro ha più a cuore la pubblicità rispetto alla sicurezza, quindi ha più interesse a mettere un logo, una bandiera davanti a quello che sta facendo e non ha interesse alla sicurezza. Assieme agli agenti della Polizia Municipale, l'assessore Vernillo ha incontrato i 19 profughi di via Sabotino e i responsabili della cooperativa. Ci sono degli spazi abbastanza positivi, sono in 3 o 4 per camera, quindi non vi è un assembramento. Tra l'altro, in accordo con il comandante Ruaro, abbiamo già predisposto comunque che ogni sera, verso sera, ci sia un passaggio di una pattuglia della polizia locale per vedere se ci sono dei problemi. Comunque questa dovrebbe essere una soluzione ponte, non una soluzione definitiva. Allora, polemiche per polemiche, ma anche dichiarazioni di soddisfazione per il proscioglimento di Penati, che è stato presidente della provincia di Milano, e c'era stato il cosiddetto sistema sesto, cioè c'erano state anche lì accuse, contraccuse, processi, tangenti, presunte, eccetera. Dopo 4 anni è stato assolto. Il centrodestra dice è un favore che i magistrati hanno fatto al centrosinistra, il centrosinistra dice pensate voi a Berlusconi, insomma siamo alle solite. CDA di prima ha prestato i soldi agli imprenditori che poi non hanno più restituito, facendo un falso in bilancio. Il mio conto delle azioni, mancano 16.000 euro su 20, accidenti. Il ministro Boschi poco fa ha detto non prendetela con mio padre che è una persona onesta, questa cosa bene, della banca Etruria salvata da Renzi non c'entra niente. Allora, Leopoldo Bottero, se vogliamo tornare sulle banche o su qualche sulla tema. Cosa che ha detto il signore Di Dolo, sulla moralità e sull'etica, cioè è chiaro che io non sono uno di quelli che dice paghiamo troppo i politici, se uno è bravo si deve pagare anche di più, cioè se un medico risolve i problemi lo si paga volentieri di più. Questi non sono bravi. Il problema è che non stiamo vedendo risultati. E tra l'altro, sai, non vedere risultati può anche succedere, perché mica tutte le ciambelle vengono col buco, ma manca l'etica. Allora, sarà un caso, però il padre di uno è implicato da un'altra, suo padre dell'altra su quest'altra banca. Mio padre faceva il contadino, poi ha fatto il metronote e non era implicato in questioni bancarie e non voleva neanche fare il conto corrente, non si fidava. E io ho dovuto farlo perché adesso non si vive senza. Allora, l'etica sta un po' alla base di molte cose, ce ne dimentichiamo. Allora, anche quando si fa un mestiere qualsiasi, se non si ha davanti quello che è l'obiettivo, diceva giustamente l'avvocato prima che il Papa richiamava, no, alla bontà delle cose che si fanno, la finanza è buona se viene fatta bene, cioè la banca serve, è un motore di sviluppo se viene fatto bene. Certo, se tu poi hai come obiettivo di vendere dei prodotti tossici al primo che capita, meglio di quello che non sa tanto, non che se, firma qua, cioè che, qua e qua e qua.
È facile, no, arrivare a questo. Allora, il sistema bancario per sua natura non è mai stato più etico di tanto, no? Però ci sono delle banche, le banche cooperative, le banche locali davano un po' più di affidabilità. Adesso sarebbe lunga fare tutta l'analisi economica, certo, per cui siamo arrivati qua, però io tornerei un po' alla politica. Perché la Banca d'Italia non è dello Stato? Primo. Secondo, perché è come se mettessimo il sindacato di camionisti a mettere le multe ai camion in sovraccarico, insomma, no, i passari a tutti. Allora, sono le grosse banche che controllano la Banca d'Italia, e quando i becca quei piccoli, perché giustamente Iselacchi rompe le scatole, perché una delle cose che fanno le piccole banche è dare i soldi agli imprenditori del territorio. Se, allora, se poi tu cambi le regole in corsa, queste diventano, come si dice, poco solide. Vedremo alla fine chi coprerà queste azioni, esatto, e se i mutui fatti dai nostri concittadini verranno pagati o no. Questo è un po' il problema. Alla fine scopriremo le carte. Un'altra, due parole, mi scusi, no, l'ospite qua del PD, che diceva prima, ai signori della Riviera, dice che si parla di dare un contributo. Io non parlo di contributi. Questi signori hanno avuto un tornado e è compito di uno Stato, se c'è, visto che le tasse le abbiamo pagate, di ripristinare subito. Non c'è motivo di aspettare. Invece di dargli 11 miliardi alla banca dei fiaschi, gliela dava 10.900 e aveva risolto il problema. Dava una provvisionale del 40%, del 50%, dell'80% e poi si fa i conti li hanno fatti 7 volte e non si vede nulla. Allora, questo qua è immorale e inefficiente, tutte e due le cose. Dopodiché devo stare attento a essere troppo morale, perché Gesù Cristo, che è nato povero e freddo, poi ha detto sempre la verità e lo ha messo in croce. Ogni tanto devo dire qualche cattiveria, se no faccio una brutta fine. Allora, 50 miliardi della Grecia e gli italiani bidonati, governo di M, nemico degli italiani. L'ingegnere Pietro Zorzato, buonasera, è stato sindaco di San Martino di Lupari. Per 12 anni. Dal 92 al 2004. Attualmente sono consigliere comunale di opposizione al mio assessore di allora, che ha aderito alla lista Tosi. Senta, no, qui parliamo spesso di politica, le crisi del genere vanno alla politica nazionale, però i politici, anche quelli, diciamo, non di primo pelo, parliamo delle generazioni, insomma, a cui apparteneva lei e altri politici che hanno fatto politica a lungo, hanno dei mea culpa da fare, secondo lei? Guardi, che differenza c'è con la politica di oggi? Allora, io ho avuto la fortuna di fare sindaco nel 92, che era un periodo, 93, un periodo in cui è scoppiata Tangentopoli. Esatto. Quindi ho fatto il sindaco, probabilmente allora la Democrazia Cristiana mi ha indicato a fare il sindaco del mio comune, forse per salvare il salvabile, ecco, nel senso che ho cercato da ingegnere dare un'impostazione più tecnica e più etica alla politica che allora stava travolgendo il sistema. Sono stato fortunato perché sono stato sempre rieletto per 12 anni e in quel periodo, dal 93 al 2004, diciamo che tutta la regione Veneto ha vissuto un momento di sviluppo che ha determinato lo sviluppo del modello Veneto, no? Allora c'era l'euforia, si cresceva, si andava. Quindi dal punto di vista di amministratore locale non posso farmi delle colpe, nel senso, né a me né ai miei colleghi, sono stato un artefice del movimento dei sindaci con Giorgio Lago, eccetera, con Cacciari, certo, che era stato visto male dal Partito Comunista e messo su un angolo perché allora Cacciari diceva delle cose giuste che la politica nazionale non ha voluto prendere in considerazione. Certo. Per quanto riguarda poi il discorso degli anni adesso, no? Prima si parlava di etica, io penso che l'etica sia una condizione necessaria ma non sufficiente per governare, per fare anche gli onorevoli, perché uno può essere anche onesto ma se è incapace perché non conosce certe realtà evidentemente riesce a produrre danni. E mi riferisco in particolar modo al, ve l'ho già detto in un'altra emittente, a Telenuovo mi ricordo, quando il governo Monti ha stabilito che i moltiplicatori delle rendite catastali da 105, che erano 100, no? Prodi le aveva portate a 105 perché siamo entrati in Europa, le ha portate a 175, in quel momento là, per incassare 10 miliardi su un anno di maggiore entrata IMU, che poi se l'è incassata lo Stato, mica i comuni, no? Ha determinato, per incassare 10 miliardi, un danno di migliaia di miliardi.
che poi si è riverberato in tutto il sistema economico e nelle banche in particolare. Mi spiego. Quando noi andiamo a intaccare una fascia di mercato che era il mercato immobiliare, il mercato delle costruzioni, che costituiva, specie in Veneto, il 50% del PIL e del numero degli addetti, evidentemente abbiamo volutamente e scientemente messo fuori il mercato un qualcosa che forse creava problemi al governo centrale, perché eravamo troppo bravi, e allora di solito la politica i troppo bravi li punisce, e i veneti sono stati puniti perché siamo stati troppo bravi. Cosa è successo? Che la patrimonializzazione anche delle banche, basata sul valore degli immobili che erano stati dati in garanzia, di fatto sono precipitati, perché il bene, per eccessiva tassazione, non per uscita dal mercato, ma per eccessiva tassazione che l'ha fatto uscire dal mercato, ha messo in crisi tutti i valori su cui le banche erano capitalizzate. Sono arrivati poi, specie nelle nostre banche del territorio, Popolare Vicenza, Veneto Banca, Credito Trevigiano, eccetera, eccetera, le banche che hanno determinato assieme noi sindaci allo sviluppo del Veneto dal 95 al 2005, no? Ha determinato una non più compatibilità con i parametri di Maastricht, perché erano sottocapitalizzati. Sono sottocapitalizzati perché hanno fatto cadere il valore di mercato degli immobili, che in realtà nel resto del mondo, a parte in America nel 2007 con Lehman Brothers, non è calato, perché oggi vediamo in Inghilterra, eccetera, i prezzi di mercato sono alti, perché se oggi noi dobbiamo costruire una casa, costa l'ira di Dio, però se la devi vendere non riesci a venderla. Perché? Primo, perché le banche non danno più i mutui, perché avendo dovuto rientrare nei parametri di Maastricht, hanno dovuto fare rientrare tutti i finanziamenti. E questo ha determinato. Quindi non basta l'etica, ci vuole anche la tecnica. Beh, certo. E mi meraviglio che questo sia stato fatto dal professore Bocconiano, il quale, prima di fare questo brutto scherzo qua, si è garantito alle spalle facendosi nominare senatore. E questa è una vergogna che sottolineo ai governi italiani che hanno consentito questo tipo di vergogna. E il presidente Napolitano in particolare, perché insomma è lui che l'ha nominato senatore. Altro che allora, anche poverino. Vabbè, ma non vogliamo, io non, perlomeno non voglio buttarla in politica. Prima di avviarci verso la conclusione, stasera sforiamo un po' perché siamo partiti tardi e quindi ci prendiamo qualche minuto in più. Allora, Gianni Marini, siete stati bravissimi, perché con questo caldo, con quegli indumenti avete resistito. La canzone che prima magari che altre dopo non conoscevi, ma adesso senz'altro questa sì. Fermo quei baghi a fisarmonica, sentire anche il suono di queste campanelle, diciamo che è simile a un trotto di una renna. Bambini, cosa si che porta la renna con slitta? Potrebbe essere anche Babbo Natale? I botui. Jingle bell.
Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Mirella, poi li sentiremo nel tuo presepe, no? Sì, allora io intanto ringrazio veramente tutti i telespettatori e spero di vedervi tutti domenica 13 dicembre dalle 10:18 presso il Parco dello Storga e la provincia di Treviso ad ammirare questo meraviglioso presepe vivente e cercherà di portare un po' di pace e serenità a tutte le famiglie. Vi aspetto tutti, portate una lanterna perché sarà un presepe particolare, proprio spartano. Non ci saranno luci sfavillanti, ci saranno le vostre luci, quelle che porterete voi per aiutare le nostre famiglie in difficoltà. A questo servirà il presepe, oltre a portare, ripeto, un po' di serenità. Adesso, direttore, apro queste due buste che sono arrivate. Certo. Al Banco Solidale, ce n'è un'altra al Banco per la Cecilia. Questi sono 100 euro mandati da Pellizzer di Arcade. Grazie, signor Pellizzer. Qui ce n'è un'altra. L'altra volta addirittura ne è arrivata una con 1000 euro, no? Cioè, impressionante. È una roba grande. Sono tutte persone dalla pensionate. Zia della ragazza, che erano altri 100 euro, questa è completamente anonima, vedete? Sì, sì, è una cosa veramente grande, naturalmente oltre ai bonifici che arrivano, che ci permettono veramente di aiutare queste persone in difficoltà. Pensate che il ragazzo che avete visto prima non aveva neanche i soldi per arrivare qua, e perciò noi cerchiamo di aiutarlo, perché tutti hanno il diritto di dire quello che pensano. Delle volte troviamo persone molto arrabbiate perché purtroppo la disperazione ti fa vedere delle cose più brutte di quelle anche che magari sono, però bisogna dare voce anche a queste persone che non hanno fatto niente di male, allora sono avuto la fortuna di perdere il posto di lavoro. Che e questo Mirella, è un dramma enorme. Allora, tu sta girando questo spot su Rete Veneta dove si annuncia l'apertura del presepe. Spiegaci un po' il meccanismo, cioè lì funziona, arriva la gente, ovviamente l'ingresso è gratuito, allora, però c'è un'offerta... Allora, l'ingresso è completamente libero, chi vorrà farà un'offerta. Ci sarà un trenino che dai parcheggi riporterà, messo a disposizione dal comune, all'ingresso delle case Piavone, dove sarà da accogliere il gruppo folcloristico trevigiano, che sarà questo bellissimo percorso lungo il bosco per ammirare il gregge, per ammirare altre associazioni che avete visto qui presenti, sono tante, con gli antichi mestieri, con i balli, con i canti, per arrivare alla sacra natività che si trova all'interno della provincia. Perciò è una giornata piena, ma proprio piena, dove ci saranno canti, cori, balli. Non sarà un mercato, sarà un vero presepio, bellissimo a mio avviso, e dove si vedranno per la prima volta, penso, i presepi con le persone che con le lanterne illumineranno questo parco. Perciò anche a livello proprio così visivo sarà una cosa bellissima vedere tutte queste lucette. Ripeto, venite tutti se potete con una lanterna. Abbiamo avuto anche l'autorizzazione dei vigili di fuoco di portare questa lanterna. Ringrazio in particolare il presidente Muraro, che nonostante tante pressioni, perché io lo so che le ha avute, mi ha permesso di portare, spero, a termine questo presepio, perché voi non avete idea le difficoltà della burocrazia, è una cosa spaventosa. Secondo me la politica, la prima cosa che dovrebbe fare sarebbe di eliminare la burocrazia, perché non serve a niente, solo a farci spendere soldi e a imbrogliare i passaggi che devi fare, e così non si può andare avanti, perché paghiamo delle cose veramente assurde. E pensare anche a tutte quelle persone che sono morte, soprattutto ai nostri anziani, di aiutarli, di migliorare sempre di più queste bellissime case di riposo, perché ce ne sono veramente di belle, con delle persone fantastiche come la direttrice che abbiamo qui presente, una persona, ve lo posso assicurare, fantastica, che cura l'anziano come fosse suo, ma veramente un suo familiare. Poi la inviteremo ancora anche la presidente Antonella De Giusti, che sera era una puntata un po' complicata, sì, e quindi abbiamo avuto poco spazio, però e grazie alle associazioni che mi hanno permesso, specialmente a Gianni Marini e a tutta la sua meravigliosa famiglia, che sono stati i primi a starmi vicino e dire andiamo avanti.
avanti, grazie veramente da Mirella e da tutti i volontari. Poi li andremo a sentire lì al presepe, no? A vedere. Spero che veniate tutti quanti, perché veramente sarà una giornata magica. Lassù ho mandato la letterina, hanno detto che non piove, che sarà una bella giornata, perché mi ascolta, sa. Deve ancora nascere, ma mi ascolta qualcuno e perciò sono proprio felice. Fare richieste, se l'altro giorno mi telefono, dicevo quasi finito col presepe, manca solo due cose, dice potresti pensarci tu. Dico, vabbè, cosa manca? Dico, il bue e l'asinello. No, 1000 metri di cavo e 2 gruppi di elettrogeni. Poi alla fine la Mirella ottiene tutto quello che chiede anche dalla provvidenza, no? Visto che qualcuno ha detto lo spirito incarnato in terra, ecco, dico, siamo ormai sul trascendentale. No, vi aspetto. Ciao Cecilia, brava. Guarda che vengo anche da te col Babbo Natale, aspettami. Brava Mirella, allora davvero grazie a tutti, siamo andati anche in ritardo perché abbiamo per fortuna una montagna di pubblicità. Se avete un messaggio da dare, soprattutto sotto Natale, se avete aziende che hanno bisogno di una spinta, scegliete Rete Veneta, perché il vostro messaggio arriva preciso e chiaro, parola mia, parola nostra, e se non dovesse essere così ditemelo, ma tutti i nostri imprenditori, tutti i nostri inserzionisti sono felicissimi, perché il nostro segnale è potentissimo, ci vogliono tutti bene e quindi per le vostre aziende, per le vostre imprese, per le vostre attività non può che essere una spinta enorme. Dimmi, sono dedicata della famiglia Piarotto, che veramente mi ha dato tanta legna per poter realizzare questo presepe. Volevo ringraziare veramente la famiglia Piarotto, Rita, Giancarlo, la Camilla, suo marito, che mi hanno dato la possibilità di realizzare questo presepe. Bene, grazie alla famiglia Piarotto e a tutti quelli che ci aiutano. Buonanotte, ci rivediamo domani sera con il dibattito del venerdì e come sempre voleranno gli stracci. Non perdete la puntata di domani. Arrivederci, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.